Io trovo che Maupassant in molte cose è geniale, anche per la concisione, la sinteticità con cui riesce a dire certe cose e a porre problemi poi anche sostanziali, anche filosofici, insomma, come anche in questo racconto. In questo racconto, secondo me, la cosa importante è quella di capire il punto, cioè il momento in cui una riflessione sulla realtà, sul nostro modo di percepire la realtà, fino a un certo punto tiene, è molto attuale, molto moderno, insomma, c'è una visione scientifica che poi, insomma, è obiettiva, è confermata, rispetto all'intelligenza di un'osservazione iniziale, di una intuizione, la base, insomma, di questa riflessione. Poi a un certo punto succede qualcosa, uno scarto, cioè un momento in cui qualcosa succede in questa riflessione, un minimo scarto, un minimo deragliamento, e poi tutto oltrepassa una soglia e si va sulla pazzia, su una situazione che è completamente al di fuori dalle premesse. E quindi come una riflessione che in qualche modo ti serve a capire meglio, a conoscere, ti porta poi a vivere una vita con un delirio, insomma, no? Di influenzamento. E quindi è una vita che diventa altra, quindi come la vita può cambiare per uno scarto minimo della percezione della realtà, insomma, no? Dell'idea della realtà, pur partendo da presupposti giusti. E questi presupposti a volte sono anche altra cosa interessante, sono profondi, no? Cioè è una riflessione profonda sul modo, anche per l'età in cui viene fatta, sul modo per cui attraverso i quali i sensi percepiscono la realtà e quindi sulla relatività che si basa appunto sulla relatività dei sensi. Però da qua scaturisce un qualcosa che porta al delirio. Qual è il passo? Qual è il passaggio che porta da una situazione a un'altra? Lì, insomma, appunto, secondo me, interessante. È anche interessante capire come spesso, quando ci si occupa di problemi profondi, insomma, quando ci si occupa con una particolare intensità emotiva, quindi con un'attenzione molto, molto portata verso cose che spesso sono più grandi della nostra o della capacità dell'individuo a elaborare poi, no, i contenuti di questa attenzione, di questa riflessione, spesso questi possono, a volte, insomma, possono portare a un delirio. In qualche modo, la necessità della mente di confrontarsi poi con delle conoscenze che è in grado poi di elaborare, di sistematizzare. Ecco, se manca la capacità poi di elaborare quello che si conosce, no? E di verificarlo, insomma, no? Di confrontarlo e di attualizzarlo con la realtà, insomma, è possibile che poi si devii, insomma, no? Si prendano strade che vanno al di là, che portano fuori, insomma, fuori. Dove? Ma insomma, fuori. Anche un certo tipo di carattere, no? Di queste persone che vogliono a tutti i costi indagare, che hanno questa ossessione, no? Per un certo tipo di conoscenza, no? Vogliono sapere tutto e si pongono infiniti problemi in maniera ossessiva. Ecco, e quindi questa ossessione viene fuori anche, per esempio, nella riga in cui scrive: ecco la lunga ed esatta storia della singolare malattia della mia anima, no? Questa esattezza che viene in qualche modo cercata, no? L'esattezza scientifica. Però questa esattezza scientifica a un certo punto
poi sfuggirà, no? Tanto è vero che si troverà in una situazione difficile alla fine, il protagonista di questa storia, no? Vivevo come vivono tutti, no? Osservando la vita con gli occhi aperti e ciechi degli uomini, senza meravigliarmi e senza comprendere. Insomma, vive, no? E spesso si vive, senza porsi tanti problemi, ci si lascia andare alla vita. E infatti dice, vivevo come gli animali, insomma, no? Quelli, come quelli che non ricercano continuamente, no? Non cercano di capire tutto quello che li circonda. Come facciamo tutti, adempiendo le funzioni dell'esistenza, osservando e credendo di vedere. Credendo di sapere, credendo di conoscere quel che mi circonda, quando un giorno mi sono accorto che tutto è falso. Si crede che la realtà corrisponda a ciò che si vede. Succedeva in tempi passati, no? Finché non ci siamo accorti, anche con la psicanalisi, eccetera, eccetera, che in realtà la realtà non è soltanto quello che si vede, c'è anche altro che non si vede. Ma quando siamo convinti che tutto sia quello che vediamo, insomma, il nostro atteggiamento nei confronti della vita è quello che ciò che è razionale, ciò è reale, insomma, no, quello che si vede è quello che è. E poi, insomma, c'è questa frase di Montesquieu che illumina il nostro personaggio, no? Un organo in più o in meno in questa macchina che l'organismo avrebbe determinato un'intelligenza diversa. La conoscenza che si ha del mondo cambia a secondo di come percepiamo il mondo, a secondo degli organi di senso che abbiamo per metterci in relazione col mondo, per percepire questo mondo, no? C'è una realtà esterna, ci siamo noi. E noi facciamo parte di questa realtà esterna. Come entriamo in contatto noi con la realtà esterna? Come riusciamo a inserirci in questa realtà esterna? Attraverso gli organi di senso, no? La realtà esterna agisce su di noi, modifica i nostri recettori, vista, orecchi, recettori della sensibilità e determina. Ci dà delle informazioni, insomma, che vengono poi elaborate e l'elaborazione di queste informazioni poi determina i concetti, l'immagine che abbiamo del mondo esterno. È chiaro che se le informazioni cambiano, anche questi concetti possono cambiare, quindi la nostra visione del mondo, come lo immaginiamo, come lo costruiamo mentalmente, cambia se le informazioni che riceviamo dall'esterno, oppure se i nostri organi esterni in qualche modo non sono del tutto fedeli, tutto capaci a rappresentare la realtà esterna. Quindi questa relatività, no? Che scopre nel ragionamento. Se i nostri sensi, parla della vista, dell'udito, del gusto, cioè, ci possono ingannare, noi non riusciamo, non sono sufficienti, non sono completi a darci l'immagine completa del mondo esterno. Appunto, noi ci possiamo ingannare, no? Non vediamo il mondo esterno così com'è. E lui a un certo punto dice, ora questo essere esterno non viene da noi percepito nelle sue esatte proporzioni, nella durata, nelle innumerevoli e impenetrabili proprietà, nelle origini e nel futuro, cioè nei suoi fini, nelle sue forme remote e nelle sue infinite manifestazioni. Inoltre, i nostri organi, su quella piccola parte di mondo che possiamo conoscere, ci danno solo scarse e incerte informazioni. Cosa intende per essere esterno? Secondo me per essere esterno intende la realtà nel suo complesso, no? L'essere esterno, la realtà, viene da noi percepito nelle esatte proporzioni, quindi non lo vediamo con la sua grandezza reale, nella sua durata. E poi in tutte le sue proprietà ci sfuggono tante proprietà che non passano attraverso i sensi, che non vengono raccolte dai sensi. Nelle origini, non sappiamo come è nata la realtà, e nel futuro, e cosa succederà della realtà, non siamo capaci di vedere. Quindi non sappiamo neanche
i fini di questa realtà, il perché, no? Il senso. Non vediamo le sue forme remote, come era in passato, e non la vediamo nelle sue infinite manifestazioni. Insomma, questa realtà ci sfugge, non siamo in grado di vederla. Allora l'immagine che mi viene in mente è un po' quella che succedeva quando all'epoca degli esploratori, no? Immaginiamo, che so io, l'Africa sconosciuta, l'Africa nera, no? Prima che arrivassero gli esploratori, no? Qual era l'immagine, l'idea che avevamo di questa realtà? O le Americhe, prima che ci arrivasse Cristoforo Colombo, no? Era una realtà che percepiamo, che percepivamo possibile, ma che non conoscevamo, e non sapendo tutto quello che non si conosce e che si sa che in qualche modo esiste o che potrebbe esistere, non abbiamo elementi per valutarlo, spesso può incutere spavento, può incutere paura, ma può incutere curiosità. C'era qualche scarsa informazione, qualche intuizione, e si può dire tutto quello che è possibile, perché non si può definire, no? Può essere buono, cattivo, può essere utile, può essere pericoloso, non lo si sa. È la realtà, si sa che esiste. Esiste questa realtà, esisteva l'Africa nera, insomma, no? Prima che ci andassero gli esploratori la si immaginava, e allora nell'immaginario può succedere di tutto. Poi c'è bisogno dell'esplorazione, cioè della verifica della realtà. Gli uomini come hanno risolto un po' questo problema della deficienza dei loro sensi, no? L'hanno cercata di risolvere con delle specie di protesi, insomma, no? Creando degli strumenti con la tecnologia per arrivare a conoscere altra parte della realtà che non si conosceva, no? L'infinitamente piccolo che non è visibile all'occhio, però in qualche modo riesce a essere visto tramite il microscopio, no? Allora possiamo intuire che esistono i virus, queste cose qua, ma poi alla fine con la tecnologia si riesce anche a vederli, no? Con il microscopio elettronico, e così per quello che è l'infinitamente distante. L'uomo è riuscito ad andare oltre i propri sensi, cioè a potenziare i propri sensi, a impadronirsi della conoscenza, di una parte della realtà che sfuggiva ai propri sensi. Questo ci potrebbe anche mettere tranquilli, no? Possiamo dire, è vero che i nostri sensi sono inadeguati per percepire la realtà, però come possiamo supplire questa inadeguatezza? Possiamo supplire questa inadeguatezza attraverso la tecnica, attraverso i contributi, attraverso la nostra capacità di inventare strumenti che potenziano i nostri sensi, che quindi ci permettono di vedere sempre al di là. E man mano che vediamo al di là, vediamo la realtà nei suoi aspetti, che non sono né buoni né cattivi, né la realtà fuori, la realtà esterna è quella che è. Il vuoto, il pieno, lo spazio, il movimento, che sono nella realtà, non ci spaventano nel momento in cui abbiamo la giusta percezione di essa, insomma, no. Non ci costruiamo un immaginario negativo di tutto quello che non conosciamo ancora, no? Potrebbe essere anche buono, non per forza si deve essere ostile. Lui, il protagonista, insomma, di questo racconto, dice che se avessimo anche qualche organo di senso in più, scopriremmo intorno a noi un'infinità di cose che non sospetteremmo mai. Nel giudicare il conosciuto noi commettiamo dunque errori. È chiaro, perché non abbiamo i sensi sufficienti per vedere tutto quello che costituisce la realtà. Mentre siamo circondati dall'ignoto inesplorato. Molta parte di questa realtà è come la foresta amazzonica prima che qualcuno ci mettesse piede, insomma, e quindi si poteva solo immaginare, ma non si poteva vedere quello che c'era dentro. E nell'immaginario infantile spesso
Questa realtà ignota è una realtà pericolosa, oscura, minacciosa, no? Allora, a questo punto, però, lui fa un passo ulteriore e dice: tutto è falso, tutto è possibile e tutto è incerto. È falso perché potrebbe non essere come noi lo immaginiamo quando non l'abbiamo verificato coi sensi. Tutto è possibile perché non sappiamo quante cose possono esserci al di là, nella realtà, visto che non la possediamo del tutto. E tutto è incerto. Si può solo lavorare nel dubbio, nell'ipotesi. Verità, quello che vediamo con i nostri organi di senso, quello che i nostri organi ci permettono di vedere. Mentre, per quello che non vediamo, e lui dice c'è errore, errore al di fuori di loro. E questo è un primo passo, perché deve essere per forza errore? Si può lasciare l'ignoto in un territorio di non ancora verificato, di non ancora visto, ma che si potrà vedere, insomma. No, è un territorio nel quale ci aspettiamo di inoltrarci, perché deve essere per forza errore. Comunque, relatività, no? 2 più 2 in un altro mondo, in altre cose potrebbero no, non fare necessariamente 4. E il passo successivo che fa quel ragionamento qual è? Quello che i nostri sensi non vedono, non riescono a raccogliere, ma che esiste, insomma, no? Che è questo essere esterno, la realtà, lui a un certo punto vuole individuarlo. Vuole, col pensiero, fa uno sforzo sovrumano, dice, per individuare col pensiero l'impenetrabile che ci circonda. Allora, prima fa tutto un ragionamento scientifico, no? I sensi, i limiti dei sensi, la realtà, no? E scopre che i sensi non la possono vedere completamente, molto rimane al di fuori. Ma non si sa com'è, insomma, no? È come la foresta vergine prima che ci fossero arrivati gli esploratori. Però in qualche modo si capisce che lui la sente come una minaccia, questa cosa ancora non vista, non verificata, insomma, a cui no, non ci si arriva. Decide che, siccome la sente come una minaccia, che deve arrivarci con il pensiero, cioè deve cercare, fa uno sforzo sovrumano, dice, no? E quindi questa fatica, no? Un po' patologica, no? Per individuare col pensiero l'impenetrabile che mi circonda. E nel momento in cui fa questo si pone immediatamente la domanda: sono diventato pazzo? Ed ecco il ragionamento che fa, dove comincia il delirio. Sono circondato da cose sconosciute. Allora lui si immagina a questo punto un uomo, lui, insomma, no, che come se fosse privo di tutti gli organi di senso a questo punto, cerca di penetrare l'ignoto che lo circonda. Quindi cerca di constatare, di vedere come sono questi fenomeni che lo circondano, senza poterli capire, quindi senza poterne determinare la natura né la provenienza. Quindi un essere, in qualche modo, in balia di un esterno indeterminato. I sensi sono inadeguati, poche informazioni, insomma, poche informazioni che lasciano scoperta tutta una grandissima parte della realtà. Allora facciamo finta che non abbiamo niente. Com'è questa realtà assolutamente indeterminata e sconosciuta, di cui non possiamo sapere da dove viene, dove va, cos'è? No. Facciamo finta di non avere neanche quelli. Se ne abbiamo pochi di sensi che non ci permettono la realtà, facciamo finta di non avere neanche quelli. Allora, se non abbiamo neanche quelli, com'è? E lui prova a immaginarsi, no? Cosa succederebbe, no? E quindi dal momento che non riusciamo a conoscere che pochissime cose, e dal momento che tutto invece è così immenso, grande, inconoscibile, no? Che cosa c'è nell'ignoto? Com'è questa realtà che non conosciamo? Esiste il vuoto? E che cosa c'è nel vuoto apparente? Ecco che a questo punto tutto ciò che non conosce diventa un qualcosa carico di
di angoscia, di un pericolo potenziale, vedendola invece dalla parte di Lucrezio, no? Lucrezio vedeva la realtà che si muoveva, noi che siamo parte della realtà, e la realtà è movimento, è gioco di atomi che si muovono, che si ricombinano, queste cose qua, ma non è una minaccia, è la bellezza di questa. L'uomo, quello che conosce della realtà, gli basta come dire, ad avere una intuizione della stessa, come, e se la spiega, insomma, no, se la spiega, e questa spiegazione gli permette una certa tranquillità dell'esistenza, no? Fa parte di un organismo più grande che ha queste leggi. Adeguandosi a queste leggi, l'uomo trova la tranquillità. E qui no, qui si riveste, qui non c'è questa possibilità di conoscenza, perché tutto è relativo. Gli organi di senso danno queste informazioni molto parziali e molto così, no? E allora facciamo finta di non averli addirittura e sentiamo che viviamo in un ignoto di cui non sappiamo niente, ma che rappresenta a questo punto una minaccia. E cosa c'è in questo ignoto, no? È una grande incertezza, no? Esiste il vuoto, cosa c'è nel vuoto apparente? Il confuso terrore del soprannaturale. Ecco, che il vuoto e questa realtà, mentre prima, diciamo, ci viene da all'inizio, no? Ci viene da dire l'essere esterno è la realtà. E quindi l'essere esterno, se viviamo continuamente in contatto con l'essere esterno, percepiamo questa realtà, non deve essere per forza un pericolo, no? Come dire, ne raccogliamo solo una parte, ma viviamo in contatto con questo essere. Se siamo sempre vissuti in contatto con questo essere esterno, perché deve essere un pericolo? Dobbiamo sentirla una minaccia, anche se non la conosciamo completamente. Quello che conosciamo ci basta. Ci basta anche per capire che ha queste leggi all'interno del quale ci inseriamo. E che quindi, insomma, abbiamo trovato il nostro equilibrio nei confronti della realtà. Ecco allora però che invece nel momento in cui lui è partito in questo ragionamento, no? Esiste il vuoto, cosa c'è nel vuoto apparente? Comincia a invaderlo un terrore del soprannaturale, cioè c'è un qualcosa di pericoloso. È come se la natura non fosse soltanto la natura, l'esterno da te, ma fosse quasi un organismo, un ente soprannaturale. No, passa dal naturale. Natura, mondo esterno, al soprannaturale, qualcosa di dotato di una volontà, intenzionalità diversa. E qui entra il delirio, no? Il confuso terrore del soprannaturale che perseguita l'uomo da che esiste il mondo, quindi un essere soprannaturale che perseguita da sempre l'uomo. E questo soprannaturale non è altro che quello che rimane per noi invisibile, un passaggio da essere esterno uguale realtà, no? A essere esterno come qualcosa di invisibile ma di soprannaturale e che ha un rapporto con l'uomo non tanto di contenitore e contenuto, cioè l'uomo una parte del tutto, ma uomo e altro, ente soprannaturale che lo perseguita. E quindi terrore. E a questo punto lui dice, allora ho capito la paura, ho l'impressione di essere sempre sul punto di scoprire uno dei segreti dell'universo. Rovesciamento, no? I sensi dovevano servire per scoprire sempre di più la realtà. No, non bastavano, non bastano, quindi magari potenziali significa capire meglio la realtà. Adesso però, per capire questo soprannaturale sconosciuto, bisogna quasi privarsi dei sensi, no? E nel momento in cui lui fa questa operazione di fingere di privarsi dei sensi, ho l'impressione di essere più. Quindi intuitivamente, no? Quindi non è più una conoscenza, diciamo, razionale, no? Mediata dal,
dai sensi o dalla protesi dei sensi, no? Dal telescopio, dal microscopio, che so io. Ma è una conoscenza intuitiva. Ho avuto l'impressione di essere sempre più sul punto di scoprire uno dei segreti dell'universo, no? Il bisogno di affinare i sensi, di eccitarli, di far loro percepire in certi momenti l'invisibile. Non sono più i sensi, diciamo, la vista, l'udito, il gusto. Sono i sensi dell'intuizione, l'immaginario, l'immaginazione, l'immaginazione angosciata. E qui parte l'elaborazione, no? Ho detto a me stesso, tutto è essere. L'essere all'inizio, come ho ripetuto più volte, è da immaginarlo come la realtà esterna. E invece qui è un essere paragonabile a un animale, perché nasce, produce un movimento e alla fine si trasforma ancora quando muore. Dunque, la mente, piena di paura, diventano esseri incorporei. Cioè non è più la realtà, ma è un qualche essere incorporeo al di fuori di noi, al di fuori dell'uomo, del protagonista del racconto, no? E dice, dunque, la mente, piena di paura, che può credere agli esseri incorporei, non ha torto. Ecco, allora si fa una ragione di questo sentimento suo, no? Di questo nuovo terrore, di questa angoscia che lo prende. No, non ha torto se ha paura, perché esiste qualcosa di soprannaturale, che non è più la realtà esterna, ma è un qualcosa che ha cattive intenzioni e che io sono in grado di percepire non più attraverso quei sensi, ma attraverso la mia intuizione, attraverso la mia immaginazione, attraverso la mia elaborazione delle mie idee. Poi proietta, dilata questo suo terrore anche agli altri, no? Quanti uomini ne hanno il presentimento, fremono al loro avvicinarsi, tremano al loro impercettibile contatto. Li sentiamo vicini a noi, intorno a noi, ma non riusciamo a distinguerli, in quanto non abbiamo l'occhio in grado di percepirli, o piuttosto quel senso sconosciuto che avrebbe il potere di farceli scoprire. Ecco, se noi avessimo i sensi a questo punto che funzionano bene, non vedremmo più soltanto la realtà, ma riusciremmo a vedere anche questi esseri minacciosi, queste presenze spirituali in qualche modo che ci circondano e che vogliono farci del male in qualche modo, no? Quindi non riusciamo a vedere quello che potenzialmente ci vuol fare del male. Quindi i sensi per lui non solo sono insufficienti per vedere la realtà, ma sono insufficienti per capire, per riuscire a difendersi da queste realtà minacciose, soprannaturali. La realtà non più come naturale, il mondo esterno, ma come soprannaturale, qualcosa di spirituale. Però è minaccioso, è cattivo, vuol far del male. Allora, più di chiunque altro, io li sentivo questi esseri soprannaturali, esseri o misteri, si interroga, non lo so. Ignoro come sono fatti, ma posso sempre segnalare la loro presenza. Io ho veduto un essere invisibile per quanto ci è concesso di vederli. Se prima dice che non può vedere, no, perché i sensi non sono in grado di vedere, qui bisogna arrivare a un artificio, altrimenti c'è una contraddizione, no? Come fa lui a vedere quello che non è visibile? Insomma, come se io dicessi io ho visto ad occhio nudo un virus, non è possibile, qui la follia sarebbe troppo chiara, no, troppo evidente. Allora c'è bisogno di un artificio e l'artificio diventa quello dello specchio, no? Io avevo visto la mia immagine davanti allo specchio, mi ero riconosciuto, no? Quindi lo specchio, il doppio, no? Vengono fuori altre componenti abbastanza importanti. No. La mia immagine, il doppio di me, l'avevo visto nello specchio. A un certo momento, come ho capito la presenza di una presenza altra, diversa. È
è stato qualcosa che si è frapposto tra me e lo specchio. E allora a quel punto lui non l'ho visto nella sua forma, ma l'ho visto perché ha impedito a me di vedere la mia immagine riflessa nello specchio. E quindi è un qualcosa di immateriale, ma insomma che è riuscito a togliermi la visione di me stesso, la mia immagine riflessa. E dopo un po' questa immagine, lui dice, è ritornata in maniera molto progressiva, no? Come, ecco che cominciai a vedermi in fondo allo specchio in una specie di nebbia, una nebbia, un velo come di acqua. Mi pareva che quest'acqua defluisse da sinistra a destra lentamente, rendendo di secondo in secondo più nitida la mia immagine. Questa immagine ricompare, quindi immaginiamo che questo essere fosse così indeterminato nelle sue forme, che se n'è andato un po' alla volta, e un po' alla volta la sua immagine è riemersa nello specchio, no? Ritorna in contatto con la sua immagine, si ritrova. La presenza di questo essere lo aveva perso, non gli aveva più permesso di vedere se stesso, la sua immagine, no? Era entrato in lui, anche senza entrare direttamente, ma togliendogli la percezione di se stesso, la vista di se stesso riflessa. E dice, oh, come sono rimasto terrorizzato. E da qui la conferma, allora ho veduto. Ho veduto non direttamente, ma indirettamente, perché si è frapposto. E poi non l'ho più percepito. Però a questo punto qualcosa è scattato nella sua mente, no? Il delirio è iniziato. Allora questa diventa l'idea fissa, cioè l'idea che diventa dominante in tutto, insomma, questo è poi il nucleo centrale in cui ruota tutta la tua esistenza, la tua mente, a cui tutto viene riportato, no? A questo punto vive nell'attesa, ma l'aspetto sempre, sento che la mia mente si sta perdendo in questa attesa. Aveva perso poco prima la sua immagine, l'ha ritrovata. Adesso è la mente che si sta perdendo in questa attesa, non è più padrone di sé. C'è un qualcosa che lo influenza. Rimango per ore, per intere notti, giorni, settimane davanti a quello specchio per aspettarlo. Tutta la sua esistenza è concentrata qui, ma non viene più. E allora, altra idea delirante, no? Proietta. Lui ha compreso che l'avevo veduto, però io sento che lo aspetterò fino alla morte, non so più vivere altrimenti. Aspetterò senza tregua davanti a questo specchio, come un cacciatore in agguato. Allora si sovrappone sempre di più, no? La sua paura della realtà, dell'influenzamento che si oggettiva, no? Ora comincio a vedere figure aberranti, mostri, schifosi, cadaveri. Ogni sorta di bestie spaventose, di esseri atroci, tutte le inverosimili visioni che ossessionano la mente dei folli. E quindi da queste considerazioni, no, di vere, no, con cui parte il racconto, no? Problemi di percezione, insomma, no? Questa analisi relativa alla relatività appunto dei sensi, no? I sensi che ci mostrano una realtà che a volte non ce la rappresentano nella loro totalità, non sono in grado di rappresentarsi nella loro totalità, però insomma no, le cose che non vediamo, che non sentiamo, noi possiamo comunque con strumenti vederle, eccetera, fa parte della scienza, quindi un mondo equilibrato, insomma racconta un mondo anche moderno, scientifico all'inizio, poi però il momento della deviazione, quel piccolo spostamento che poi induce tutta una serie di conseguenze e che porta al delirio finale e quindi alla pazzia. La cosa interessante, appunto, dicevo, è
trovare il momento di scarto, il momento in cui da un ragionamento obiettivo, coerente, insomma, circostanziato, si passa ad altro. E in quel momento poi, quando si passa ad altro, tutta la vita diventa a quel punto influenzata da un'idea dominante, da un'ossessione, da una voce, da un terrore, dalle allucinazioni, no? Tutto questo descritto in due paginette a Montpassant, è secondo me con grande abilità, insomma, da grande scrittore.